partito. Allora, come già prima vi avevo anticipato il fatto che noi questa informazione idrologica, la conoscenza, quello che ci interessa è l'informazione quantitativa del ciclo idrologico, sul ciclo idrologico. E in particolare qui ci interessa come vengono misurate queste precipitazioni. Purtroppo non avremo tempo di approfondire i temi legati alla misura delle quantità idrologiche, ma sarebbe un aspetto estremamente importante da considerare. Modernamente si usano i satelliti e molti dei dati che voi avete visto sono disponibili online, salvo che adesso qualche governo importante che li ha anche prodotti non li tolga, come un po' sta facendo per altre ragioni. Questa per esempio è la precipitazione media annuale che vedete nei vari luoghi del mondo. Ovviamente la precipitazione media annuale è maggiore nelle fasce equatoriali, quindi attorno all'equatore, e poi ed è minore nei deserti. Quanto è grande? Nelle fasce, nei punti che vedete più scuri, ci sono superiori a 3 metri di acqua all'anno, e in alcune zone del Bangladesh si parla di più di 10 metri di acqua all'anno, 10.000 mm. A Trento si parla di 1.000 mm all'anno. In una zona arida, meno di 400-500 mm all'anno. Poi dire la zona più, quindi le zone desertiche, voi vedete da 0 a 100 addirittura viene segnato nel deserto del Sahara, però in realtà la zona più arida del mondo è il deserto di Atacama, che è nel nord del Cile. Questa è l'unica mia animazione che mando, voi vedrete nelle mie slide che rimane. Questa è la variazione che viene seguita attraverso i satelliti più o meno in tempo reale dell'andamento della precipitazione su tutta la faccia della terra. Allora, questo andamento di precipitazione in realtà non è così. Noi quando vediamo una mappa di questo tipo siamo portati ad attribuire ai valori che vediamo un significato di assoluta precisione. Ovviamente questi valori sono piuttosto incerti, danno un'indicazione della grandezza e naturalmente rappresentano anche una grandezza mediata su un'area che è di 250 km per 250 km, il pixel, come si dice, minimo di questa informazione. Quella prima era la precipitazione, questa è piuttosto un'immagine dell'atmosfera, che è quanta acqua c'è in atmosfera che può precipitare sulla superficie. A terra che cosa troviamo? A terra troviamo i fiumi. Quando io ho cominciato questa professione, non si conosceva l'andamento dei fiumi sulla faccia della Terra. Adesso, grazie appunto agli strumenti satellitari, in particolare al rilevamento remoto delle quote della superficie terrestre, noi siamo in grado di tracciare su tutta la superficie della Terra dove vanno le direzioni di massima pendenza. E in base alle direzioni di massima pendenza, quello che noi facciamo è possiamo stabilire in qualche modo qual è il corso del fiume, ed è una cosa che voi imparerete nelle prime lezioni che noi faremo. Qui questo qua è questo HydroShells, che è stato fatto in funzione, cioè in collaborazione con il WWF, a partire da alcuni dati di una missione dello shuttle che si chiama SRTM, Shuttle Radar Topography Mission. Quello non è l'unico dato, insieme di dati sulla topografia della Terra esistente a livello globale. Adesso ce ne sono altri, per esempio, che sono stati ottenuti con il satellite Aster. Sono dati generalmente pubblici che quindi ciascuno di voi può accedere e sul quale può ragionare per ricavarsi, per esempio, le direzioni di drenaggio. Un aspetto interessante che si coglie quando si va ad analizzare i fiumi è
è la forma straordinariamente ramificata del reticolo idrografico. In effetti il reticolo idrografico è come una curva. Se voi tagliate, non so, un ramo del fiume, questo rio delle Amazzoni, il fiume più grande al mondo, se voi tagliate un ramo che magari è largo 100 km, ma noi lo pensiamo come una linea, il fiume è separato in due parti, quindi è come una linea, però nello stesso tempo drena tutta un'area, quindi è una curva molto particolare che tende a coprire un'intera superficie. Se voi concentrate la vostra attenzione su un particolare di questo fiume, come fate qui, vedete che questa ramificazione si riproduce anche alle scale, come dico io, più piccole, che sarebbe a scale più piccole, quando le dimensioni spaziali sono minori. E qui vedete che di nuovo le ramificazioni si riproducono. Se poi andiamo nel quadratino ancora più piccolo, si riproducono ancora. E poi se andiamo nel quadratino ancora più piccolo, ancora si riproducono. Non sono esattamente uguali, ma grosso modo uguali. E la topologia di queste, cioè il modo in cui i rami si combinano in questo sistema, si ripete su tutte le scale. Si dice che i fiumi hanno una struttura autosimilare, oppure che sono, con un linguaggio più pregnante in qualche modo, si dice che sono dei frattali, fino ad una scala, alla scala più piccola, che è la scala dei versanti. Quello che resta fuori dal reticolo idrografico sono i versanti, e ciascuno di questi versanti versa, si porta l'acqua all'interno di un tratto del reticolo idrografico. E questa è una cosa straordinaria. Beh, questa è una cosa che naturalmente non pretendo che leggiate qui, è il lavoro di un artista degli anni 70, che tra l'altro fece parte di queste cose mentre era in Afghanistan, che era una cosa estremamente diversa da quella che vediamo oggi. E lui e sua moglie, Anne Sovoiti, cercavano di capire che qual era il fiume più lungo del mondo, e siccome non esistevano gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi, scrissero delle lettere a tutti i servizi geografici dei posti più impensati, non so dagli Acuzzi, adesso mi viene in mente, e facendoci dire qual era il fiume più lungo, e quindi si scontrano anche con questa ambiguità di definire lo spazio drenato dai fiumi, no? Perché il fiume si scontra la storia, si scontra con la geografia. Per me, che sono un geomorfometro, chiamiamolo così, vado a misurare qual è il fiume, quindi il fiume, l'asta principale del fiume, prosegue navigando il fiume a ritroso laddove il fiume è più grosso, quindi porta maggiore portata, ma non sempre la storia è andata in quella direzione. Questo è un po' questo che raccontano questo libro d'artista, che ad averlo ci sarebbe anche Ricchi, e questo è un report di questa cosa qua, che è molto interessante. I fiumi portano il deflusso superficiale, il runoff, in qualche modo l'acqua che va via e anche qui c'è una stima del runoff fatta a livello, fatta con i satelliti, che tutto sommato è importante. Un altro elemento importantissimo del nostro calcolo è la valutazione della precipitazione meno l'evapotraspirazione. In questo caso non quella reale, perché evidentemente non può evaporare più acqua di quanto non sia presente, ma l'evaporazione potenziale si chiama. Noi andremo a capire poi cos'è questa evapotraspirazione potenziale, cioè la quantità di evaporazione che potrebbe avvenire in un posto se ci fosse l'opportuna disponibilità d'acqua. Vedete che qui ci sono luoghi in cui questa P-E, precipitazione meno evapotraspirazione, è negativa. Significa che quelle sono zone potenzialmente in carenza d'acqua, mentre le zone umide sono quelle in cui P-E è maggiore di zero. Una distinzione molto semplice, ma efficace, direi.
Recentemente appunto c'è stato uno sforzo importante di tutte le agenzie spaziali statunitensi, europee, giapponesi, cinesi per cercare di chiudere il bilancio idrologico. Allora, qui vedete sulla precipitazione ci sono dei satelliti che si chiamano TRIM, CIMORF, PERSIAN, GMP, che misurano l'evapotraspirazione. Ci sono altri, per esempio MODIS, CERES, COPEX, POSEIDON, cercano di misurare la portata, e ce n'è persino uno che si chiama GRACE che cerca di misurare quanta acqua si è accumulata all'interno del suolo. Come fa? GRACE misura la gravità, e se piove c'è più massa dentro la pianura padana, per esempio, e la pianura padana pesa di più, la costante di gravità ne viene modificata. Tutti gli altri sistemi si basano su strumenti radar oppure su strumenti ottici in varie bande ottiche. Parleremo anche di radiazione durante il corso, e sono comunque strumenti in genere molto complessi, che per ottenere questi risultati che SWOT Next Future 2016 per noi è passato, questa l'ho fatta nel 2014, quindi questa slide qua. La fisica che sta dietro questi strumenti naturalmente è quasi più complessa della fisica delle cose che vengono studiate, quindi la fisica degli strumenti in generale è molto complicata, anche per questo non abbiamo tempo di parlarne con dettaglio, però c'è. E queste sono stime molto recenti, come vedete, di questo tentativo di chiusura. Questo articolo è del 2014, delle stime di chiusura dei vari termini di bilancio che compaiono in blu, precipitazione, rosso, verde e giallo. E anche qui invece ci sono anche i numeri, ma potete fare riferimento anche trovando gli articoli che sono citati, se qualcuno di voi fosse interessato. Vengono ricalcolate tutte quelle grandezze che all'inizio della lezione precedente vi avevo mostrato un po', dicendo questi 111 chilometri, 1000 chilometri cubi. Come vedete qui ci sono i calcoli con i numeri che vengono fuori dai satelliti, e questo sforzo è lo sforzo che avviene con continuità nel tempo, cioè ci sono istituzioni e ci sono ricercatori che continuamente affinano queste misure e cercano di ridurre il margine di errore, e comunque rimane costante. Questo è anche un tentativo per tentare di capire quanto sono le acque sotterranee, quelle che vengono accumulate. Queste sono fondamentalmente delle acque, delle fonti non rinnovabili, perché come vedremo tra poco, l'acqua che permane all'interno del suolo ci sta un sacco di tempo. Se noi preleviamo l'acqua da un acquifero sotterraneo, pompiamo acqua che ha magari 100-1000 anni, e quindi dal nostro punto di vista questa non è esattamente una risorsa non rinnovabile, perché poi cadrà di nuovo quest'acqua qua sotto forma di precipitazione. Ma per ristabilire le condizioni preesistenti di un acquifero, qualora il pompaggio sia estremamente importante, ci può volere uno spazio temporale molto, molto lungo. Qui poi vi elenco tutta una serie di dati digitali del terreno che si possono trovare in forma disponibile e libera su varie piattaforme. Esistono dati digitali del terreno globali, ISRTM, anche qui i dati del NOAA, la classificazione delle wetland, delle aree umide. Ci sono varie mappe climatiche, ci sono vari tipi di classificazioni climatiche e bioclimatiche che voi vedete probabilmente anche nel corso di ecologia con la Maria Giulia Campiani. Si chiama ecologia.
Queste mappe in realtà si possono vedere dalle ultime misure satellitari che noi abbiamo, e quindi in qualche modo potremmo avere, con un margine di incertezza che non è piccolo, però di fronte all'assoluta ignoranza e una grande conoscenza, si possono avere in tempo reale a vedere, per esempio, le precipitazioni annuali. E ci sono anche delle mappe geologiche, tutte queste sono mappe in qualche modo di superficie, ci sono delle mappe geologiche anche che hanno a che fare quindi con i substrati del terreno sotto la superficie. Ed è chiaro che questi hanno importanza dal punto di vista dell'idrologia, perché come l'acqua si distribuisce dipende anche dalla struttura litologica, dalla struttura dei suoli, prima o poi della litologia e dalla stratigrafia. Anche se non sappiamo bene come gestirle queste cose. E queste sono ancora mappe geologiche, e questa è la pioggia in tempo reale su tutta la Terra. Naturalmente, quando dico su tutta la Terra, identifico anche, come dire, non dico che l'elemento più piccolo che possiamo risolvere in genere qui è legato ad una quantità che si chiama pixel, come quella dei computer, e pixel qui sono dell'ordine di qualche centinaio di chilometri normalmente, però esistono strumenti satellitari in campo ottico che vedono 25 centimetri, che risolvono caratteristiche a 25 centimetri del terreno. Quindi noi in questo momento storico ci troviamo di fronte alla capacità di poter capire veramente come è fatto l'ambiente, almeno da fuori. Questi strumenti satellitari sono uno straordinario strumento di conoscenza che noi ancora non sappiamo utilizzare appieno. Questa è tutta una serie di altri dati sul web che voi potete andare a verificare.